Festival dell'olio di oliva dei Nebro di Ammirto. L'evento, giunto alla sesta edizione, è organizzato dal Comune, con la collaborazione dell'Associazione Nazionale Città del Bio ed il patrocinio dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea. In programma una serie di eventi con l'obiettivo di focalizzare l'attenzione sull'olivicoltura nei Nebrodi, che rappresenta uno dei settori trainanti dell'agricoltura siciliana. La seconda giornata del sesto Festival dell'Olio di Oliva dei Nebrodi si è svolta a Palazzo Cupane, dove è stato dedicato un convegno dal titolo Il biodistretto dei Nebrodi e la tracciabilità dell'olio. A seguire è stata inaugurata la mostra fotografica del maestro Melo Minnella, dal titolo Oli ed ulivi di Sicilia. Una ventina di scatti fotografici che illustrano le varie fasi della raccolta e molitura tradizionale, che si svolgeva in diversi luoghi siciliani qualche decennio fa. Il festival si è concluso con l'appuntamento A Mirto la Baddarica va di moda, con un'escursione che, partita dal Museo del Costume e della Moda Siciliana, verso le campagne alla scoperta degli odori ed oli dei Nebrodi. Mentre noi siamo alla seconda giornata di questo festival, abbiamo fatto. Io devo dire che ieri è stata la prima giornata dedicata come tradizione ai ragazzi delle scuole, alla nuova generazione, che è un aspetto per noi molto importante. Fin dalla prima edizione abbiamo voluto coinvolgere le scolaresche, fargli conoscere le loro produzioni dal primo abbiamo e nello stesso tempo abbiamo anche utilizzato lo strumento dell'olio per fargli conoscere, il primo anno, il Francesco Cupani, che è una nostra, insomma, un personaggio importante nella botanica mondiale. Insomma, la botanica contemporanea deve molto a questo personaggio di Mirto, e i ragazzi hanno conosciuto questo personaggio. Poi abbiamo continuato nel tempo con alcune opere fatte nel legno d'ulivo, si è lavorato molto sul riciclo, eccetera. Quest'anno che si è ripartito, abbiamo avuto modo di approfondire quello con loro, con i ragazzi, quello che è che sono le nostre cultivar presenti qua nel territorio. Infatti il festival è dedicato di fatto alle cultivar presenti, e gli ho fatto capire che e loro lo hanno capito. Devo dire che ieri sono stati molto attenti, hanno partecipato, che alcune nostre cultivar, dalla Santa Catese, che prende il nome appunto da Santa Camintello, dalla Minuta San Nasitana, e domani ci sarà questa panel test, e volevo a proposito di questo dirvi una cosa. Un'azienda di Salemi, l'azienda Rizzo, che fa degli oli particolari con degli aromi, quindi un peperoncino particolare con l'aglio di Nubio, così di Nubia, così come con limone e altri aromi, e lui è un ingegnere molto preciso, anziano, però nella sua azienda è proprio una sorta di vivaio degli olivi, e fino adesso utilizzava la coratina, che è questa cultivar che in Puglia è molto presente, perché aveva scoperto che aveva come polifenole il massimo a livello nazionale, era circa per ogni grammo 400 polifenoli, che sono per delle sostanze organolettiche importanti per il nostro organismo, ed è soprattutto importante assumerle subito, soprattutto quando l'olio è fresco. Si è accorto che la Baddarica, che è questa nostra cultivar che cresce in questo territorio, era la migliore, nel senso che per grammo ne ha 600. Tenete conto che loro hanno la nocellara del Belice, che viene utilizzata come oliva da tavola, che ne ha 200. Quindi da allora è da 2 anni che ha, 2 anni fa, acquistato 25 piante. Quest'anno, perché noi ci siamo organizzati con un vivaio di Mazzarrà, ne ha acquistate altre 15. Però mi diceva che prende le 25 di 2 anni fa, sono tristi, non riescono a crescere. Questo significa che queste piante sono adatte per questi territori.
quindi questo rafforza ancor più la loro identità con il territorio. E lui domani verrà, dirà perché ha voluto la Valdarica, però diciamo, dirà pure la parte diciamo, negativa, che purtroppo queste piante da lui sono tristi, però insomma vedremo come. E tra l'altro domani verrà nell'azienda Pirrotti, che è qua presente, Pirrotti in Grillì, che porterà, perché lui ha un piccolo frantoio perché fa delle bottigliette di 100 o 250, e domani verrà a prendersi le cassette di Valdarica qua a Mirto. Quindi diciamo il sistema l'ha trovato comunque, quindi poi farà la molitura nel suo piccolo macchinario di 15 litri, di 15 kg a volta, e quindi li farà comunque con la Valdarica, quindi ha sostituito la coratina con la Valdarica. Dico, questa è una cosa importante. Bene, io vorrei ringraziare anche le aziende che sono presenti, magari poi alla fine del nostro, quando parlerò dell'itinerario, della via dell'oliva e dell'olio di Valdarica, ne accennerò, però ringrazio già il Tris con Pippo Russo, e ringrazio soprattutto l'azienda Ingrilli Pirrotti. Ci tengo ad aggiungere Pirrotti anche dell'azienda Ingrilli adesso per l'intestazione, perché la figura importante è il professore Pirrotti, che è il papà io dico la titolare della nipote, che è Rachele Ingrilli. E Fulvio è l'anima, che è lo zio, però il papà, appunto, in questo caso il nonno, è stata quella persona che ha mantenuto queste cultivar. E tra l'altro nel 54, quando venne qua l'agronomo Spina, che fece questo libro dove vennero raccolte le cultivar siciliane. Adesso noi ne abbiamo 29 nel GP Sicilia, e fra queste c'è appunto la Valdarica. Fu appunto lui che accolse questi studiosi, e quindi si deve grazie a lui se c'è traccia di questa pianta. Poi darò altri dettagli alla fine, appunto quando presenterò la via della Valdarica. Adesso do la parola al sindaco per un benvenuto. Grazie. Grazie Luigi, come al solito preciso nell'esposizione. Io mi limito soltanto a ringraziare i presenti, già ringraziato Luigi Pippo Russo, l'azienda Ingrilli Pirrotti, e Antonio Fiorentino, presidente della città del Bio di Torino, e l'urbanista Marcel Pedalà, che presenterà questo libro, La ricerca dell'autosostenibilità. Quindi stasera affronteremo la parte teorica, diciamo così, di questi tre giorni, parlando anche di biodistretto e soprattutto parlando di tracciabilità dell'olio. Allora, siamo arrivati alla sesta edizione, per noi è un traguardo molto importante, perché in questi anni abbiamo sempre raggiunto degli obiettivi e dei risultati importantissimi, facendo conoscere queste cultivar importanti e soprattutto cercando di fare sistema con le aziende, soprattutto coinvolgendo l'intero territorio. È fondamentale per l'istituzione lavorare in questa direzione. Mi corre anche l'obbligo di ringraziare naturalmente chi ha finanziato con i soldini il festival, quindi l'assessorato all'agricoltura, che dal 2015 è sempre stato sensibile alle nostre richieste. Quindi ora vi auguro buon convegno a tutti e do la parola a Luigi, che coordinerà il convegno. Grazie. Oggi partiamo alla parte teorica, parleremo di biodistretto e tracciabilità dell'olio, naturalmente, quindi con l'intervento di importanti relatori, quale Marcel Pedalà, l'autore di questo libro sul biodistretto, e Antonio Fiorentino, presidente della città del Bio di Torino. Da questa tre giorni cosa deve uscire fuori? E noi puntiamo a valorizzare naturalmente il nostro territorio, quindi a fare sistema con le imprese, e tra le imprese e le istituzioni, quindi questo è il nostro obiettivo, e speriamo di riuscire a raggiungere questo importante obiettivo. L'olio è una risorsa sfruttata appieno, bisogna ancora lavorare sulla sensibilizzazione, sull'importanza di questo elemento. Allora, dico solo questo, che la nostra produzione è ai minimi, diciamo, perché rispetto a produttori come la Spagna siamo in una situazione molto ma molto negativa, per cui è importante investire sulla produzione, coinvolgere i produttori e far capire che l'olio è un alimento molto importante, e quindi intensificare le colture. Buonasera a tutti, intanto vi ringrazio per l'ospitalità, ringrazio l'amministrazione comunale, ringrazio Luigi e tutti quanti voi.
Ma noi cerchiamo, come Associazione Nazionale delle Città del Bio, noi abbiamo una rete nazionale di comuni, città, grandi città e piccoli centri, e poi abbiamo una rete di città europee del Bio, Organic City Network, che sta lavorando moltissimo, proprio perché noi riteniamo che la forza del messaggio che vogliamo lanciare anche qui a Mirto, tra l'altro Mirto è un'amministrazione molto attenta a valorizzare il territorio, a valorizzare i suoi prodotti, e quindi sono da anni che lavoriamo insieme anche per costituire prima e valorizzare poi il biodistretto dei Nebrodi, questa realtà geografica straordinaria che Marcel Pidalà ha portato più volte all'attenzione anche del mondo esterno. Che cosa noi ci ripromettiamo? Ecco, noi lo dicevamo prima con alcuni amici nel cortile, noi riteniamo che vada sempre più rafforzata la caratteristica identitaria delle aziende col territorio, perché noi dobbiamo, le amministrazioni comunali, l'associazione, sono anch'io un amministratore locale, noi dobbiamo cercare di valorizzare il lavoro che centinaia di migliaia di aziende agricole fanno in questo paese. Noi sempre di più chiediamo loro di fare uno sforzo ogni anno maggiore per cercare di migliorare la qualità del loro prodotto. Cerchiamo sempre di evitare per quanto possibile l'utilizzo della chimica in agricoltura. Cerchiamo di accompagnarli quando sono disponibili verso la produzione biologica, ma non è un dogma. Se anche l'agricoltura e le produzioni convenzionali danno dei prodotti eccellenti, quindi ci tengo subito, non c'è nessun dogma per cui uno deve necessariamente passare alla produzione biologica. Quello che noi chiediamo alle aziende, se sono disponibili a fare un percorso per cercare di ridurre i trattamenti che si fanno sulla pianta di ulivo, piuttosto che sulla vite, piuttosto che sulle altre produzioni. E abbiamo ormai negli anni fatto diverse collaborazioni con le amministrazioni comunali, con le università, per accompagnare le aziende che sono disponibili in questo percorso. Perché io parlavo prima con un produttore del territorio, la prima preoccupazione che ci dobbiamo porre è che nei momenti in cui noi chiediamo alle aziende di fare sempre produzioni migliori, dobbiamo anche essere in grado tutti insieme di fare in modo che questa azienda possa collocare i prodotti sul mercato a un prezzo che almeno li ripaghi delle spese, almeno li ripaga in misura anche minima degli sforzi che fanno tutto l'anno per cercare di arrivare a un prodotto di eccellenza. Per fare questo bisogna rafforzare il brand territoriale, bisogna che la pianificazione territoriale, gli interventi che fa l'amministrazione comunale debba tendere sempre di più a valorizzare quello che è la presenza delle aziende sul territorio. Chi fa l'amministratore da molti anni sa che una volta il terreno agricolo era considerato un po' terreno di conquista, quindi diventava terreno per insediamenti produttivi, commerciali. Oggi, per fortuna, grazie a una nuova sensibilità, le produzioni agricole, magari in questo territorio, diciamo prima che in alcuni territori, penso al Chianti, penso alle Langhe in Piemonte, la caratterizzazione territoriale fa sì che un prodotto che viene realizzato in quel territorio ha direttamente una facilità di collocazione sul mercato nazionale e internazionale con una fascia di prezzo assolutamente alta rispetto a quelle che sono anche le stesse aspettative del produttore. E ieri e domani, tre grandi giornate dedicate a questo prodotto principe della Sicilia e del territorio. Che giornate sono e cosa rappresentano per l'intera nazione?
Sono momenti estremamente importanti perché questo paese, intendo ovviamente l'Italia, ha una serie di patrimoni nel settore enogastronomico che sono ci sono invidiati un po' in tutto il mondo. E i Nebrodi rappresentano una realtà straordinaria, non solo per quanto riguarda il prodotto principe che celebriamo oggi, cioè questo straordinario olio del biodistretto dei Nebrodi, ma anche una serie di altri prodotti che fanno diventare questo territorio un'eccellenza dal punto di vista enogastronomico. Il biodistretto dei Nebrodi è stata una felice intuizione di questa amministrazione comunale, delle aziende del territorio, perché vuol dire cercare di mettere insieme quelle che sono le eccellenze non solo nell'agroalimentare ma anche ambientale, storiche, architettoniche. Ci troviamo qui in un luogo particolare con il Museo della Moda che invito a visitare per chi non l'avesse mai visitato, perché è veramente una testimonianza anche di quello che è stato il percorso della moda nel corso dei secoli. Si trova in un palazzo straordinario. Quest'oggi, questi tre giorni, si dà risalto a quelle aziende che hanno investito passione, risorse nella produzione di un olio extravergine di oliva di eccellenza, biologico, quindi un prodotto che può essere proposto agli utilizzatori finali come un prodotto sano, un prodotto genuino. In effetti l'impegno del biodistretto è quello di cercare di valorizzare sempre più i prodotti di questo territorio per fare in modo che si possa rispondere almeno parzialmente a quelli che sono gli sforzi che gli imprenditori agricoli fanno nelle loro aziende per cercare di mettere sul mercato dei prodotti di assoluta qualità, prodotti che vengono sempre più apprezzati anche all'estero, però è importante la identificazione col territorio. Il biodistretto serve a questo, serve per cercare di collocare quel prodotto nel territorio che esprime, e quindi l'impegno dei sindaci, l'impegno del sindaco di Mirto, l'impegno degli amministratori per cercare di supportare gli sforzi delle aziende, oggi in questi tre giorni trovano un terreno fertile per far conoscere alla Sicilia, ma al mondo intero. Noi come Associazione delle Città del Bio cercheremo di valorizzare questi prodotti, in particolare in questi tre giorni, questo olio straordinario. Ci tengo a chiarire un percorso iniziale che è il seguente. Quando ci siamo incontrati le prime volte in questo magnifico luogo, che è questa sede in cui trattiamo oggi questa presentazione, abbiamo ipotizzato una concezione diversa del modello di sviluppo. Sembra ambiziosa come dizione. Che cosa significa pensare il modello di sviluppo? Beh, in questo minuto, prima del Covid, le nostre città erano, diciamo, molto molto congestionate. Faccio un esempio banale: bastava prendere l'aereo da Palermo a Barcellona o a Londra e trovare la calca negli aeroporti, gente che con poco, con 50 euro semplicemente si spostava in una maniera diciamo molto molto frequente tra un punto e un altro del mondo, e quello era soltanto una spia di quello che era il nostro modo di vivere. Che cosa significa? Che noi abbiamo la possibilità, attraverso il nostro territorio, che è il territorio dei Nebrodi, di vivere un'esperienza diversa. Molti la definiscono nei paesi anglosassoni slow, lenta. Abbiamo un ritmo più lento. E perché abbiamo questo ritmo più lento? Perché le distanze sono più larghe, no? La città è diversa. Facciamo un esempio banale: se noi guardiamo la parte che va da Milazzo sino a Messina, i centri urbani che costeggiano la strada statale sono quasi tutti identici. Distinguere Venetico da Spadafora, da Villafranca Terra e Tirrena è quasi difficile, perché ci muoviamo lungo un asse che ci fa assimilare tutti questi centri in maniera uguale.
Se però incominciamo a cambiare prospettiva, vale a dire da Tindari fino a Tusa, e col treno percorriamo la ferrovia da Tindari fino a Tusa, noi vediamo dei paesaggi completamente diversi. I Nebrodi hanno una struttura morfologica diversa, intanto sono intervallate dalle fiumare, e queste fiumare contraddistinguono che cosa? Degli ambiti vallivi importanti, dove si localizzano sulle coste i centri costieri, quelli più grossi sono i centri di Patti, Capodorlando e Santa Catania e Militello, che hanno 12-14 mila abitanti. Sul versante collinare si snodano i centri principali dei Nebrodi, che fanno capo alle antiche città dei Nebrodi, Amestrato, Apollonia, Calacte, vale a dire San Marco d'Allunzio, Mistretta e via dicendo, Agatirno, ok? Tutte queste città, in realtà, che in antichità erano 8, oggi si sono moltiplicate e sono diventate dei piccoli centri urbani mediamente che contengono dai 3.000 ai 7.000 abitanti, e sono 42 circa, valgono tra i 42 e i 47, e si distribuiscono sulla costa, sulle colline e sull'entroterra. Questi centri, che oggi praticamente noi andiamo a discutere, costituiscono quello che sono i Nebrodi. E sottolineo un altro passaggio: una volta i Nebrodi non erano i 47 centri di cui noi stasera stiamo parlando, una volta i Nebrodi erano i boschi delle Caronie, vale a dire soltanto i terreni che ricadevano nel vero cuore del parco, dentro il parco dei Nebrodi, vale a dire Caronia, Galatina Mertino, tutte le aree più interne. Oggi invece quello che è avvenuto nell'ultimo ventennio, lo introduceva bene prima anche Antonio Ferrantino, è che la percezione dei Nebrodi non è più il parco, è un comprensorio molto più vasto, molto più largo. Un testo contiene degli elementi importanti, parliamo appunto di quest'opera. Sì, il libro è il frutto di una ricerca durata da alcuni anni e riprende la considerazione della bioregione. La bioregione è una regione che ancora non ha perso gli elementi di naturalità, quali sono i Nebrodi, che raggruppano diversi comuni e che hanno questa particolare, questa peculiare conformazione morfologica ed ecopaesaggistica, dove sostanzialmente dalle coste si passa a un paesaggio anche dell'entroterra, montano, attraverso queste valli, ma allo stesso tempo gli elementi idrografici diventano ricucitura con l'ambiente dell'entroterra, e che quindi diventa come patrimonio paesaggistico un elemento chiave per lo sviluppo in chiave di sostenibilità attraverso l'ecologia e l'agricoltura. Come nasce questo testo e che obiettivi deve raggiungere? In realtà il testo nasce con una stimolazione che è avvenuta dal comune di Mirto e dalle città del Bio di ripensare lo sviluppo anche della pianificazione del territorio attraverso una chiave diversa, non più sulla matrice classica dell'urbanistica, ma attraverso una pianificazione strategica che potesse in qualche modo rilanciare anche lo sviluppo del territorio con un elemento e con una visione corale di tutti i comuni, ben diversa rispetto al classico approccio della pianificazione. Sfogliata l'ultima pagina, cosa deve rimanere nella mente di colui che lo legge? Che il paesaggio che abbiamo, i Nebrodi, nella loro unicità, devono essere una chiave per riprogettare il futuro, e questa ricerca in realtà parte da queste considerazioni, analizza i valori e le criticità del territorio, anche i caratteri infrastrutturali, materiali, che possono diventare elemento di riflessione e di ricucitura in tutto il contesto, e anche allo stesso tempo pianificazione strategica per il rilancio economico di un territorio che ancora non ha perso del tutto le sue grandi potenzialità.
Le vie dell'olio, parliamo di tutto questo. Sì, in realtà il testo, leggendolo, per chi ha il piacere, lo può trovare anche nelle biblioteche, no? Anche oltre nelle librerie, suggerisce anche degli elementi di riconnessione attraverso la produzione, no? Attraverso il valore territoriale, per esempio appunto le vie dell'olio, che è sostanzialmente il progetto che il Comune di Mirto sta portando avanti da qualche anno, dove le linee strategiche della bioregione e delle città del bio si innestano perfettamente in un contesto di policy and green della città e del territorio. La strada che ci porta è la strada scorrevole che porta e che connette la Fiumara Delfitaria, okay, che in parte è la strada di nuova realizzazione, di più recente realizzazione, e la parte interna è la vecchia strada che consentiva l'accesso ai comuni di Mirto e di Farazzanotica, di Capreone e via dicendo. In questo minuto possiede 5 delle aziende più grosse e che danno lavoro almeno tra diretto e indiretto a 1 migliaio di persone. Okay? Questo perché ve lo voglio dire? Perché se noi andiamo a prendere quel pezzo di territorio che è la Fiumara dello Zabulla, in questo minuto in quel pezzo del territorio c'è una forte produttività che consente di sviluppare la commercializzazione dei prodotti, la commercializzazione verso l'esterno, l'impiego degli addetti diretti e indiretti, e quindi dà sviluppo, fa crescere il territorio. Ma se noi ci spostiamo sull'ordine della Fiumara e andiamo per esempio nella Fiumara dello Zappardino, vale a dire tra Gioiosa Marea e Liaga, anche lì avviene la stessa cosa, perché anche lì ci sono aziende grosse che trasformano per esempio il legname, oppure il ferro o l'acciaio, e anche lì c'è una grande polarità commerciale strutturale. Vedete, se noi andiamo a guardare il territorio dei Nebrodi, in realtà ha molte più potenzialità di quello che sembra, è nascoste, sono nascoste, ma se le andiamo a guardare una ad una, questo territorio ha grandi prospettive di crescita. Però abbiamo anche dall'altro lato un problema di criticità reale. Il primo: non abbiamo una forza di brand. Che cos'è il brand? Lo richiamava benissimo prima Ferrentino, no? Diceva: se in questo minuto noi pensiamo al territorio delle Langhe, pensiamo al patrimonio delle Langhe, al patrimonio dell'umanità. Perché? Perché le Langhe hanno avuto la capacità insieme di fare massa critica e di investire sulla loro struttura e di mediarla verso l'esterno. Cioè hanno fatto corporazione, hanno creato un brand che è il brand Langhe, e il brand Langhe funziona benissimo perché va sotto una visione unica. Cosa che nei Nebrodi ancora questo brand non c'è. Perché non c'è? Tanto non c'è la condivisione dell'identità comune, ancora non siamo proprio tutti convinti che facciamo parte dei Nebrodi, alcuni ne sono convinti, altri non ne sono convinti, ma tutti quanti, i 42 comuni, non abbiamo una visione olistica del territorio, non siamo insieme su questa visione corale. Secondo, abbiamo dei problemi di comprensione delle strutture. Cioè, vale a dire, spesso e volentieri quello che è la qualità del paesaggio viene spesso fraintesa per una protezione senza se e senza ma. E oggi siamo qui a Mirto dopo appunto nella serata conclusiva di questa manifestazione dedicata all'olio di oliva, ed è un importante evento. Ricordiamo che la città di Mirto fa parte del biodistretto ed è una importante vetrina a livello nazionale, ma soprattutto questa è stato capace il comune di Mirto anche a creare una sinergia fra tutti i produttori che fanno parte appunto del biodistretto. E per noi è un valore aggiunto, perché Nebrodi è un territorio ricco di biodiversità, ma soprattutto dove l'agricoltura e l'olivo in particolare è predominante, quindi ripeto, è un'opportunità per tutti i produttori e soprattutto la valorizzazione dell'olio d'oliva. Quindi investire in agricoltura e soprattutto in noi giovani con i nuovi insediamenti nell'olio, nella coltivazione dell'olivo e quindi della produzione
produzione dell'olio d'oliva è un valore aggiunto per la nostra economia. E ieri ci sono stati i bambini, quindi educare anche i bambini all'alimentazione, quindi all'utilizzo dell'olio d'oliva, e anche significa sensibilizzarli anche a una corretta alimentazione. Sappiamo quali sono i benefici dell'olio d'oliva. È una manifestazione, questo è un evento promosso anche dall'assessorato all'agricoltura, questo per dire quanto la regione, soprattutto l'assessorato all'agricoltura, è stato attento alle valorizzazioni dei singoli territori.